Amici della Palamano, una buona sera da Sebastian Romano. Undicesima giornata della Serie A Beretta, terz'ultima partita del girone di andata. Siamo, come vedete, al Palasport di Chiarbola con il Trieste che oggi sfida i neopromossi emiliani del Carpi. Trieste, la squadra di Freddy Radojkovic, arriva dalla bella vittoria col Rubiera per 26-34 dello scorso sabato, vittoria che le ha permesso di scavalcare in classifica proprio il Carpi, che invece la scorsa settimana ha subito in casa una bruciante sconfitta, perché era avanti 23-22 ad un minuto dalla fine, ha subito due gol proprio nell'ultimo minuto, cui l'ultimo a tre secondi dallo scadere, perdendo 23-24 al photo finish, restando appunto in classifica due punti dietro i biancorossi del Trieste. Due squadre oggi che hanno estrema fame di punti per allontanarsi il prima possibile dalle zone basse della graduatoria, con Trieste che teoricamente avrebbe ancora, in caso di vittoria, la possibilità di puntare ad un posto alle Final Eight di Coppa Italia. Al mio fianco, come sempre, Marco Leduca. Marco, oggi Trieste in estrema emergenza, le defezioni sono fin troppo numerose. Purtroppo sì, tanto buonasera a tutti, momento difficile più di quello che già non è, diciamo così. Dall'ultimo momento non giocherà Pagano perché ha avuto un malessere stanotte, sapevamo già di Bratkovic che è positivo al Covid e quindi fuori per almeno due settimane, Rovati non ha ancora recuperato e Nocelli ancora fuori uso, ancora per questa settimana, contiamo di recuperare la prossima. Peccato perché è una partita, come hai detto bene tu, fondamentale oggi per tirarsi via delle sabbie mobili della bassa classifica, e quindi è importante portare i due punti. Sono convinto che chi sarà in campo sicuramente avrà minuti importanti, Mazzarol, tutti i giovani, però sono convinto che chi oggi sarà in campo darà il massimo proprio per portare a casa questi due punti di estrema importanza. E come hai anche detto tu bene, siamo ancora in gioco per l'ottavo posto della Coppa Italia, perché la classifica giù in basso è ancora abbastanza corta, quindi diciamo che abbiamo buone chance, però ripeto, oggi sarà parecchio in salita. Eh sì, in salita assolutamente, la gara era addirittura in forza a metà settimana a causa della positività riscontrata da un giocatore del Trieste, Adam Bratkovic, che oggi è costretto a rimanere in quarantena fiduciaria. Bratkovic, ricordiamo, è l'attuale top scorer dei biancorossi con 54 reti segnate. Le assenze le abbiamo dette, non c'è anche il portiere titolare Thomas Postonia, quello lo sapete già. Quasi al completo invece la formazione ospite del Carpi, che pur ha salutato da una settimana il pivot Francesco Malagola, bandiera bianconera che è passato in settimana in A2 al Parma. Arbitri dell'incontro saranno Fatto Giovanni e Guarini Luigi. Mancano pochissimi istanti all'inizio del match, una storia travagliata anche quella del Carpi, scivolato in Serie B 3 anni fa per poi tornare nella massima serie con due promozioni consecutive. Allenatore dei carpigiani, Davide Serafini, detto Stecca, ha portato per due volte, pensa, il Carpi dalla Serie B, terza serie, alla Serie A, sia da giocatore, ha vestito infatti la maglia dell'allora Terraquila Carpi dal 2009 al 2015, che negli ultimi tre anni da allenatore, una leggenda per la Pallamano emiliana. Vedremo ora i due starting seven con Trieste, come detto, in forte emergenza a causa degli infortunati, ma parliamo dei presenti. E allora in porta per i giuliani Zoppetti, rischierato nello starting 7 con il numero 33 Luca Sandrin, giocatore in forte crescita in quest'ultime uscite. Non poteva mancare il sempreverde capitan Visintin Stojanovic. Stojanovic subito tra i primi sette, c'è anche Jan Radojkovic e infine in posizione di pivot Di Nardo insieme a Peric sulla destra. Primo possesso per i biancorossi di Freddy Radojkovic, con il consueto fair play di inizio partita, difesa
6-0 quella carpigiana. Anche Stojanovic oggi chiamato a superarsi, rientrato dall'avventura in nazionale under 18 contro Israele. Il passaggio di Sandrin per Di Nardo riceve difficoltosamente, triplicato dai bianconeri, con capitan Luigi Pieracci a fare da guardia alla difesa emiliana. Sandrin, Radojković, non c'è spazio, si torna dietro per Stojanovic, ancora Radojković, uno tra i più esperienti, poi la bombarda di Sandrin apre le danze, proprio il numero 33 biancorosso, 1-0 Trieste. Ottima iniziativa di Sandrin, perché eravamo sotto passivo e veramente Luca in queste ultime giornate sta cresciuto esponenzialmente, proprio in un ruolo dove aveva veramente giocato poco, un po' per la fiducia che non gli dava Radojković, ma soprattutto perché eravamo ben coperti nei ruoli terzini. Nel momento del bisogno si è fatto trovare pronto, e già con Conversano, ma anche la scorsa settimana a Rubiera, e oggi è un buonissimo inizio. Stupisce un po' forse l'assenza di Dapiran nel starting seven, probabilmente lo preserva Radojković, lo preserva per momenti un attimo più impegnativi nel susseguirsi della partita. Abbiamo visto nel frattempo la parata di Zoppetti, poi Pieracci è entrato nell'area dei 6 metri, palla per Trieste, ci prova ancora Sandrin, doppietta per il numero 33, Luca Sandrin, terzino classe 99, Trieste 2, Carpi 0, due bombarde del triestino, e quindi comincia bene la squadra del presidente Orlic. Dopo 2 minuti e 15, avanti 2-0. Maran, Pieracci sale anche con il numero 29, Marco Beltrami, pivot da diversi anni in terra emiliana, ancora capitan Pieracci, Marshan, uno dei due stranieri del Carpi, con il numero 7 croato, arrivato a Carpi dopo le esperienze con lo Zara. C'è il primo fallo fischiato dal due arbitrale, l'ammonizione, il cartellino giallo per il numero 4 Enrico Aldini, giocatore arrivato a Trieste quest'estate, giovane di grandi prospettive. Il recupero intanto di capitan Visintin e poi la contesa tra Sandrin e il numero 45 Giacomo Boni. Gli arbitri che affidano la palla al Trieste. Ancora Sandrin prova a salire in cattedra, subisce il fallo della difesa carpigiana. Un inizio dirompente da parte del numero 33 triestino. Veramente, veramente una sicurezza, ripeto, due incursioni, due, una da terzino destro e una da terzino sinistro, notevoli, una responsabilità. Se tu pensi in campo, a parte Pernic e Di Nardo, forse uno dei più vecchi e ormai più esperti giocatori, pur essendo del 99. È quello che però si è preso bene le redini in mano, non si stira indietro a varie situazioni. Gran gol di Stojanovic, che aveva fatto già vedere questo tipo di gioco la scorsa settimana a Rubiera, e viene da una settimana importante con la nazionale, dopo il confronto con Israele dove è stato in tutte e due le partite il miglior marcatore. Questo è un giovane da seguire sicuramente molto attentamente, e oggi avrà grande spazio proprio per dimostrare le sue doti. Ha tolto le ragnatele dall'incrocio dei pali Stojanovic, Aleksandar Stojanovic, serbo classe 2004. Dopo 4 minuti e 20, Trieste 3, Carpi 0, partenza razzo da parte degli uomini di Freddy Radojković. Ora la punizione dei 9 metri già effettuata da Marco Beltrami. C'è la marcatura di Di Nardo sul pivottone Beltrami, fa girare palla la squadra di coach Serafini. Ancora capitan Pieracci, giocatore che ha giocato un po' in tutta l'Emilia Romagna, suddividendosi tra Modena, Rubiera e Parma. Marshan, ex Umago, e poi il tiro, la parata di Zuppetti sul tiro del numero 9 d'Angelo, ancora inviolata la porta
di Nicolò Zoppetti questa sera. E poi il palaccio colpito da Sandrin. E il fallo, l'ammonizione per Beltrami. Bravo Di Nardo a tuffarsi sul pallone quando sembrava essere entrato in area. Invece c'è stato il contatto fisico falloso fischiato dagli arbitri, con il secondo cartellino giallo estratto dalla due arbitrale Fatto Guarini. 3-0 il risultato dopo 5 minuti abbondanti di gioco, con Trieste che prova ad allungare il match. L'ha parato una da parte di Jan Jurina, portiere croato. E dall'altra parte risponde a modo suo Nicolò Zoppetti. Sempre 3-0 il punteggio dopo 6 minuti e 10 secondi di gioco. Sandrin subisce il fallo netto da parte di Pieracci, tutt'altro che timido questa sera Luca Sandrin, e ci sarà il primo rigore del match. Ad incaricarsene sarà Jan Radojković. A tu per tu contro Jan Jurina. Bella la finta di Jan. 4-0, risultato che non ammette repliche per il momento, tant'è che il primo timeout arriva molto velocemente, chiaramente arriva dalla panchina carpigiana. È già allarme per Serafini. Chiaramente ci sta allungando il passo, il nostro passo. 4-0 dopo 6 minuti, meglio che riorganizzino bene le idee, che gli richiami un attimo ai compiti che si saranno messi d'accordo prima della partita, perché effettivamente in questo momento Trieste sta dominando la partita. Oltre all'incursione di Sandrini e Goistoiano, vi devo dire la verità, sto vedendo una gran difesa, Zoppetti sugli scudi, ma vedo Aldini veramente, sottolineo proprio la prestazione di Aldini, che veramente io personalmente non conoscevo. Devo dire la verità che in questo inizio di campionato si sta rivelando come un difensore veramente arcigno, e potrei dire anche insuperabile. Personalmente l'ho già detto, mi ricordo un po' un giovane Oveglia, ecco. E forse più che 4 gol fatti dal Trieste sorprende proprio questi 0 gol subiti in 6 minuti e 40, con il Carpi che appunto non è ancora riuscito a violare la porta difesa da Nicolò Zoppetti. Ammettiamo che non ci aspettavamo una partenza così fulminea da parte dei biancorossi, avanti di 4 lunghezze dopo 6 minuti e 38 di gioco. Adesso gli arbitri fanno asciugare qualche macchia di sudore sul parquet. Umidità oggi a Trieste certo non manca. Ancora qualche fase di stallo con Trieste, che come vedete ha la panchina abbastanza corta, perché Nocelli lo vedete lì, ma dovrebbe essere soltanto d'onor di firma. Vedremo Rovatin se sarà della partita, ma probabilmente no. No, da quello che ne so, prima della partita sembra che anche Jack non sia ancora sia a buon punto col recupero, ma non ancora pronto per entrare in campo. Poi effettivamente non credo che, a meno che non sia strettamente indispensabile, altra super parata di Zoppetti, se non sarà strettamente indispensabile penso che Radojko non rischierà nessuno degli infortunati prossimi a rientro, proprio perché la prossima settimana avremo un'altra partita in casa molto importante con l'EPAM, anche lì sarà da lottare, quindi è meglio riuscire a giocare con gli effettivi che abbiamo oggi, anche se panchina è un po' corta, però almeno riusciamo a preservarci anche per il futuro. Mancano 4 titolari quindi a Trieste: Rovatin, Nocelli, Pagano, Postogna, Bratkovic, 5, senza contare l'uscita di Mitrovic a stagione in corso. Ma concentriamoci sulla partita. Di Nardo servito magistralmente da Sandrin, non fallisce l'uno contro uno contro Jan Jurina. Trieste 5 e Carpi ancora 0, non si sblocca nemmeno ora il fischio arrivato prima del gol del serbo, col numero 7 Marshan, ex Zara Umago, dove ha giocato anche la Champions League
militato anche nelle file del Zagabria, 1,96 m per 105 kg, fisico possente, quello del giocatore in forza al Carpi, così come possente il numero 24, Miljan Eric, che però si è fatto parare da uno Zuppetti oggi straordinario. 8 minuti e mezzo di porta inviolata, ci sia i tifosi, con i tifosi triestini che si augurano possa continuare a parare Zuppetti. Trieste avanti di 5, ora prova ad allargare ulteriormente il divario. Sandrin ancora sugli scudi, si fa vedere Radojkovic, lo scambio con Stojanovic, la finta, si va di nuovo da Radojkovic sulla sinistra, non riceve Visintin, Stojanovic scambia con Radojkovic e poi il gol di Pernic, dimenticato dalla difesa carpigiana, una bombarda a cui nulla può Jan Jurina. 6-0, inizio clamoroso da parte di Trieste. Assolutamente, oltre più ogni rosea aspettativa, veramente gagliardi tutti, perché anche questa azione qui, al limite del passivo, giochiamo molto bene in attacco, perché riusciamo, pur andando sotto passivo, a trovare poi delle soluzioni, come prima con Di Nardo, adesso con Sandrini e adesso con Pernic, quindi stiamo giocando molto pazientemente. Bel gol di Marchand. Diciamo che stiamo giocando veramente con grande testa e grande abnegazione proprio in questi momenti, e devo dire la verità, stiamo giocando proprio una bella palla a mano. E d'altra parte è riuscito a sbloccarsi il Carpi col gol di Marchand, specialista difensivo eppure attualmente miglior marcatore dei carpigiani, con 43 ad oggi gol in stagione, 44 con questa appena marcata. 6-1 il risultato dopo 10 minuti esatti. Ancora Sandrin, ma c'è l'invasione da parte dei triestini con il pallone che torna nelle mani degli emiliani. Ancora Marchand con il tiro schiacciato, il fallo, i 2 minuti dati a Pernic per la spinta. Inflessibili gli arbitri, sarà punizione dai 9 metri per il Carpi Trieste in inferiorità numerica. Boh, mi sembra un po' eccessivo i 2 minuti, intanto perché Marchand aveva il braccio sinistro avanti e così era un fallo, ma dico, anche poi c'è per il discorso della sanzionabilità, non hanno dato neanche ancora un cartellino giallo, insomma, prima di dare i 2 minuti così abbastanza velocemente, direi che ci stava forse un giallo più che altro, però insomma non c'è niente da dire, abbiamo recuperato la palla, ancora siamo uno in meno, giochiamo con l'extra player, entra Mazzarol sull'area destra, usiamo questa tattica qui perché ci permette di attaccare in 6 contro 6 difensori, insomma. Sfortunata anche il Carpi nell'ultima azione con la traversa di Marchand a portiere battuto, sempre 6-1, Trieste che fa girare la sfera tra le mani di Radojkovic, Stojanovic, Sandrin braccato fallosamente da Piracci, non fischiano gli arbitri, sotto passivo la squadra giuliana, allora Stojanovic deve farsi largo nella difesa bianconera, alla fine Sandrin a subire il fallo, dovrebbero mancare soltanto al massimo 3 passaggi, ancora Sandrin, Stojanovic raddoppiato, deve andare al tiro, il fallo subito da Stojanovic, con Trieste che potrà effettuare ora un unico passaggio prima di andare al tiro. Di Nardo si organizza la barriera infatti del Carpi, rientra in campo Visintin, Trieste gioca senza portiere in questo momento. Sì, la scelta è giusta perché eravamo sotto passivo, ma avendo ammonito Jurina il passivo va a decadere e quindi è giusto che la scelta di far rientrare Visintin, extra player, e tirare fuori Zuppetti. Quindi Trieste con l'extra player. Non c'è più l'uomo con la casacca come era una volta. Sono cambiate le regole. Intanto ancora un'incursione di Sandrin che va a conquistarsi il tiro dai 7 metri. Non ha sbagliato praticamente nulla Sandrin in questo avvio di partita. Sarà Radojkovic nuovamente contro Jurina. Sempre lì sotto la traversa a destra. E sono 7 i gol delle Trieste dopo 12 minuti.
estremamente prolifica in questa prima parte del primo tempo la squadra giuliana. Sta andando tutto bene per il momento a Trieste, nettamente avanti con un Carpi che non è, bisogna dire, ancora entrato in partita. Ci provano i due stranieri, Marshan e Miljan Erik. C'è il fallo. Ancora 9 metri per il Carpi. Già battuti da D'Angelo. C'è Pieracci a fare da centrale per la squadra emiliana. Si incarica del tiro Marshan, ancora la palatona di Zoppetti con il piede. Sta arrivando dovunque Nicolò Zoppetti, un solo gol subito in 13 minuti e 40. Mentre è entrato in campo per Trieste anche Gabriele Mazzarol. Un po' di turnover. Con ora l'inserimento di Pernic che ha scontato i due minuti. E quindi Trieste torna a non avere più l'inferiorità numerica senza aver subito gol. E questo è già un segnale importante per Trieste, che mantiene 6 gol di vantaggio. Sandrin, ancora Radojkovic, la difesa è chiusa. C'è ancora un'invasione da parte del Trieste. Gli arbitri vogliono far ribattere la battuta a Iurina. Carpi era già in contropiede dall'altra parte. Squadra quella del Carpi che solito spesso e volentieri si cimenta in contropiedi, stasera non è ancora riuscita ad incidere sotto questo aspetto. Un solo gol segnato in quasi 15 minuti. Inizia in sordina per gli uomini di coach Serafini, ma la partita è lunghissima, Marco. Assolutamente, ancora lunghissima, siamo appena a un quarto della partita. Sicuramente bisogna continuare con questa intensità difensiva, un Zoppetti sempre attento in attacco, giocarla così come stiamo facendo bene, lungo, attacco lungo, ripeto, al limite quasi del passivo, però sempre con soluzioni un po'. Poi se poi guardi, ovviamente hanno segnato già 4-5 giocatori. Giusto lo sfondamento, giusto lo sfondamento Sandrin, ottima scelta di tempo di Sandrin di andare a chiudere su Marchand. Devo dire la verità, fin adesso tutti impeccabili, devo dire la verità. Ecco che entra da Piran, questo è un innesto importante perché è un giocatore di grandissima esperienza, sicuramente uno dei nostri giocatori migliori sotto tutti i punti di vista di attacco, di difesa e di leadership, però devo dire la verità che chi è in campo in questo momento sta dando veramente il 110%. Eh sì, l'ultimo gol annullato a Marshan per il gomito ritenuto troppo alto nei confronti di Sandrin. Sempre 7-1 recita il tabellone luminoso. Ora pasticcia un po' Stojanovic, di nuovo sotto passivo il Trieste con il fallo in attacco. Attenzione, poi il fallo brutto su Radojkovic. E vengono dati 2 minuti al numero 29 Marco Beltrami. C'è stata una spinta un po' cattiva da parte di Beltrami su Radojkovic, che ok non aveva mollato immediatamente il pallone. Trieste aveva perso palla per un'invasione. Si scaldano gli animi di un Carpi che oggi veramente è partito male. Ma sai, quando ti trovi 7-1 dopo a metà del primo tempo è chiaro che il nervosismo si fa sentire. Sicuramente non hanno una classifica felice come nell'altra parte non abbiamo noi, quindi giocano con una squadra che in realtà è al suo stesso livello, però ti trovi 7-1, è chiaro che basta poco adesso per innescare gli animi e il nervosismo, perché chiaramente non penso che non pensavano, non sono di qui per prendere 7 pezzi dopo 15 minuti. È chiaro che noi però non dobbiamo cedere a queste tentazioni, a questi colpi di testa. In effetti l'arbitro è stato bravo a punire Beltrami per quei 2 minuti, perché la spinta era proprio evidentissima su Radojkovic. Adesso siamo un giocatore in più, anche loro giocano con l'extra player, però è chiaro che poi in attacco avremo un giocatore in più.
Eh sì, il Carpi gioca senza portiere, ora il fallo di Aldini sul numero 24 Miljan Eric, il titano serbo originario di Novi Sad, prova lui a scuotere le acque per gli emiliani. Eric che adesso subisce il fallo, forse accentua un po' la caduta, certo il contatto con Aldini c'era, giovane che non ha timore di farsi indietro assolutamente, non rifiuta quasi mai i contatti. Enrico Aldini, si è rialzato Miljan Eric, giocatore che ha giocato sempre in Superlega Serba, militando anche nella Stella Rossa Belgrado. Non sono bastati i suoi 7 gol lo scorso sabato contro il Bozen. Adesso però servirebbero come il pane i suoi tiri velenosi per un Carpi che ha segnato un solo gol in 17 minuti e 30, decisamente poco. Difesa alta da parte di Trieste, vedete Aldini e da Piran molto alti, addirittura sui 10 metri. Marshan prova a bucare la porta di Zopetti che stavolta manca il timing con il rimbalzo, 7-2. Era prendibile questo tiro, ma non si può ravvisare nulla per il momento ad un Zoppetti straordinario nei primi 18 minuti. Ed è sempre la difesa 6-0 voluta da Serafini con Trieste che ha spazio per far girare il pallone e farla arrivare nelle mani di Aleksandar Stojanovic. E sono ancora 6 le lunghezze di distanza ora dal Carpi, 8-2 dopo 18 minuti e 25 secondi di gioco. Trieste si mantiene alla larga. Assolutamente, ma stupisce di un ragazzo del 2004, 17enne, la personalità con cui gioca in campo, con cui si prende delle responsabilità, due tiri da 9 metri, quasi fotocopia uno dell'altro, ma veramente un grande atteggiamento. E devo dire la verità, una sorpresa, perché ne abbiamo visto poco fino ad oggi, un po' per complice gli pochi spazi dati da Radojkovic, un po' l'infortunio che ha avuto fino a 2 settimane fa, uno stiramento al polpaccio, però devo dire la verità, noi sappiamo di che doti è capace Aleksandar, è in grande ancora Aldini, che riesce a prendere questo sfondamento, che ci sta tutto, veramente guarda, posso proprio dire, le soddisfazioni migliori arrivano proprio dai nostri giovani. E da questo vecchio per modo di dire Perni che si inventa un gol contromano dalla destra, veramente spettacolare. Vecchio non te lo permetto perché è esattamente la mia età, Alex Pernic, per cui capisco l'euforia. No, 9-2 per Trieste, 7 lunghezze di vantaggio. Ma più che hai ragione tu, ma è il più vecchio in campo, eh? Il più vecchio in campo, è vero, è vero. Più esperto. Il fallo di Dapiran. Trieste sta giocando una partita magistrale, più che in attacco in difesa. Abbiamo visto precedentemente una difesa superlativa da parte di Aldini, che si è messo tra la porta e il proprio uomo, andando a prendersi un vigoroso sfondamento. Adesso la parata sul numero 24 Miljan Eric, c'è stato il fallo però sul tiro, gli arbitri hanno fischiato un po' in ritardo, ma hanno fischiato. Carpi ha segnato solo 2 gol in 20 minuti e adesso va a perdere un altro pallone, contropiede per Trieste, situazione di 4-2, Dapiran per Aldini, si iscrive anche lui al referto dopo aver fatto la voce grossa in difesa. Si erge a protagonista anche in attacco, 8 gol di vantaggio per Trieste, esulta Oveglia in panchina. Anche qui Trieste ha trovato l'uomo libero con una brutta palla persa sulla tre quarti del Carpi, ora il fallo, una difesa aggressiva da parte di Trieste, brava a non perdere un po' la concentrazione, potrebbe anche essere insomma un attenuante questi 8 gol di vantaggio. E ora però lasciano sì un po' di spazio i triestini sulla destra con Andrea D'Angelo, che va a marcare la terza rete dei carpigiani. Stojanovic, Sandrina si fa stoppare da D'Angelo,
arrivato a Carpi l'anno scorso a metà stagione dal Ferrara. Sua la terza rete del Carpi, 10-3. Radojkovic dà indicazioni ai suoi compagni mentre è sempre attendista la difesa dei bianconeri. Ora parata in un tempo da parte di Aifrey sul contropiede, e ancora il Carpi a ridurre le distanze con il numero 45 Giacomo Boni. Ora un'altra palla persa, attenzione, c'è un uomo disteso, è stato il contatto forte tra Stojanovic e non vedo chi, il numero 17 Daniele Soria, pivot classe 2003 ex Modena, sembra aver avuto la peggio invece Stojanovic. C'è anche il portiere turco Sama Aifrey a sincerarsi delle condizioni del giocatore di Trieste. Infatti va in panchina per farsi medicare, prendere un po' di fiato al suo posto. Torna in campo Capitan Visintin. Qualche scossa da parte del Carpi in questi ultimi minuti. Sta cercando di alzare l'intensità. Ed ora il gol del capitano Pieracci. Non ha visto partire il tiro Zoppetti. Tiro schiacciato. 10-5. Parziale di 3-0 Carpi. Un momento di difficoltà. Il tiro forzato un po' di Sandri. Una scelta non tanto oculata. Lo sfondamento di Stojanovic che ci stava, devo dire la verità, e Carpi lì, nel senso che è chiaro che non dobbiamo lasciare niente, nulla al caso, e come abbiamo giocato questi primi 20 minuti così dobbiamo continuare. È chiaro che noi abbiamo pochi cambi, forse Carpi ha qualche cambio in più, e quindi anche la stanchezza avrà un suo peso poi nell'economia della partita, però per adesso diciamo che siamo sotto controllo, è chiaro che dobbiamo continuare così però. Trieste sotto controllo, la palla che arriva con un po' di fortuna Pernic sulla destra, la paratona di Aifrey, si mangia un rigore Pernic, c'era anche un buon angolo. 6 minuti e mezzo alla pausa lunga, il Carpi da meno 8 si è rifatto a meno 5 ed ora il tiro sporcato, c'è stato il fallo però di Dapiran, 9 metri già effettuato dai bianconeri. Pieracci stavolta rinuncia all'incursione. Ancora il Carpi, vuole il passivo Trieste, attenzione, c'è il fallo e i 2 minuti. Infuriato in panchina Freddy Radojkovic. Ha ragione perché la seconda esclusione temporanea di Pernic, e questo ci mette un po' in croce perché da quella parte destra, secondo in difesa, adesso dovrà Freddy dovrà inventarsi qualcosa per sopperire, perché chiaramente alla terza esclusione Pernic finisce la partita, e nel secondo tempo ci va un po' meglio perché avendo il cambio da quella parte forse riuscirà a cambiare, però è chiaro che è uno dei perni della difesa sicuramente Alex, e in questo momento deve stare molto attento dopo che sarà rientrato. Eh sì, ulteriore tegola per Freddy Radojkovic. Trieste ora in inferiorità numerica. 2 minuti dati per la seconda volta ad Alex Pernic. Meno di 6 minuti alla fine del primo tempo, con Trieste avanti di 5. Serafini col tiro stoppato da Visintin. Continua però l'offensiva carpigiana. Ancora Pieracci per Serafini. D'Angelo rinuncia alla penetrazione. Allora viene raddoppiato il tiro preso con il piede, non lo consente il regolamento. Allora ancora palla al Carpi sotto passivo, ora Serafini deve andare al tiro. Tiro che viene bloccato, ma c'è stato un ulteriore fallo fischiato dagli arbitri.
deve chiudersi ora la difesa di Trieste, va il tiro immediato, infatti Serafini parato, ancora fallo, quindi ora dovrebbe andare il tiro franco il Carpi. Ancora un passaggio, un tiro, questo è così il regolamento. Adesso il battono i 9 metri e però deve andare a tirare assolutamente Serafini, e già qui siamo sotto passivo a questo punto. Bella, bella parata fortunosa, ma anche bella importante di Zoppetti, che ancora adesso ricordo che in 25 minuti ha preso 5 gol, tutte parate super. Adesso entra di nuovo Mazzarò, di nuovo con l'extra player. Si salva Trieste, ora gioca senza portiere, fa entrare Mazzarola al posto del portiere Zoppetti. Gioca senza pivot, Trieste, sì, c'è Aldini in mezzo, ma fa girare infatti la palla sugli esterni, i biancorossi, Dapiran, Radojkovic, Aldini, Sandrin, il migliore in campo in questi primi 25 minuti, è proprio Sandrin a ritagliarsi lo spazio per il tiro, il lob, ma c'è stato il fallo netto da parte del numero 23 Samuele Serafini, terzino molto alto, ma in generale tutta la squadra del Carpi ha un'altezza media decisamente elevata. C'è il time out chiamato da Freddy Radojkovic, time out arrivato secondo me nel momento giusto per riorganizzare un po' le idee prima di questo rush finale del primo tempo. Mancano infatti meno di 4 minuti alla pausa lunga, con Trieste avanti sì di 5, ma che non segna da 5-6 minuti. No, ha indovinato perfettamente la giustezza del time out chiamato da Freddy. Proprio in questo momento siamo andati in difficoltà, abbiamo le idee un poco lucide in attacco, in difesa stiamo tenendo, importante riorganizzarsi un attimo per non permettere al Carpi di avvicinarci. Tornando al tuo discorso di prima, devo dire la verità che anche visto nel riscaldamento, Carpi a livello di stazza fisica sicuramente è messa meglio di noi, perché tra Beltrami, Serafini, Marchand sono tre terzini sopra il 1,95 m, Jurina 2 metri, direi che fisicamente sono messi molto molto bene. È chiaro che magari proprio perché questa stazza sicuramente non sono velocissimi e quindi magari un po' più prevedibili, però effettivamente a livello di stazza fisica è una squadra ben piazzata. Formazione che potrebbe cimentarsi anche nel basket, quella carpigiana vista le altezze. Giocatori rientrati dal timeout voluto da Freddy Radojkovic, vedremo dunque quali saranno gli sviluppi offensivi da parte del Trieste, che non ha comunque fretta di andare al tiro. C'è Aldini braccato sulla linea dei 6 metri, allora Sandrin scambia, continua a scambiare con Radojkovic, si fa vedere anche Stojanovic, la parata del portiere turco Samah Ayfrey si sta distinguendo bene, forse anche meglio di Jan Jurina in questo primo tempo. Ancora il duetto tra Radojkovic e Sandrin, e poi l'infrazione, il gomito alto da parte del Trieste, che sciupa così un'ulteriore occasione di allungare il divario. Dall'altra parte non fischiano gli arbitri, arriva il gol veloce da parte del numero 29 Marco Beltrami. Attenzione, parziale di 0-4 in favore degli ospiti del Carpi, 10-6. Non è Trieste che non trova la via del gol da oltre 7 minuti, infatti è pronto a entrare in campo Di Nardo, mentre Stojanovic a provare a beffare il portiere Ayfrey. Nulla da fare, brava la difesa carpigiana qui a sporcare il tiro, e dall'altra parte il palo e gol con la girella da parte di Giacomo Boni e le proteste di Nicolò Zoppetti. Gli arbitri che sono andati anche a richiamare il portiere triestino. Attenzione, 10-7 con Trieste che sta sciupando gli 8 gol di vantaggio che aveva conquistato nel primo quarto d'ora. Mancano ancora 2 minuti alla fine di questo primo tempo abbastanza strano. Ora il passaggio brutto di Sandrin per Radojkovic, non c'era bisogno di questo effetto, di questa potenza su Radojkovic che era libero.
errori banali da parte di una Trieste che deve stare attenta, perché il Carpi è una squadra che ha tutte le capacità e potenzialità di rientrare in partita, ma direi che in partita c'è già rientrata sotto di 3. Ora palla in mano, Marshan, Pieracci, D'Angelo, braccato da Di Nardo, il buon recupero, Di Nardo era già dall'altra parte, arriva il fischio un po' in ritardo, ma tutto sommato giusto su Di Nardo. Ancora un minuto in questo primo tempo da giocare, la cintura di Visintin su Pieracci, giocatori che di esperienza ne hanno da vendere questi due. Ancora il fallo di Trieste, abbastanza aggressiva nell'area dei 9 metri, va per le terre da Piran, lasciano correre gli arbitri, poi Marshan sotto passivo, il Carpi va al tiro, la paratona di Zoppetti e poi il contropiede da Piran a tu per tu contro il portiere turco Ayfrey. Importantissimo anche psicologicamente questo gol di Gianluca da Piran, si sblocca Trieste dopo 9 minuti di blackout offensivo, soprattutto torna ad avere un margine di 4 lunghezze dal Carpi. Ultimi 10 secondi del primo tempo, D'Angelo, Boni, finta dentro, il passaggio bello per il numero 29 Beltrami, forse l'azione più bella del Carpi, questa degli ultimi secondi, primi 30 minuti che si concludono con il punteggio di 11-8, ma il Trieste aveva 8 gol di vantaggio. Questo è... hai detto bene, nel senso che sono stati i primi 15 minuti spettacolari, devo dire la verità. Probabilmente il Carpi visto in quei 15 minuti era troppo brutto per essere vero, e questo che è uscito poi negli secondi 15 minuti è il vero Carpi, tra l'altro con Eric, uno dei due stranieri in panchina, quindi gran merito agli italiani schierati da Stecca. Però devo dire la verità, noi siamo un po' spariti dal campo, seppur mantenendo buona la difesa, in attacco abbiamo perso un po' le idee, non abbiamo più trovato quella fluidità che avevamo avuto all'inizio della partita, che ci ha permesso di avere quel grosso vantaggio. Detto questo, è chiaro che dobbiamo adesso viene proprio a pennello l'intervallo, Radojko ci deve un po' un attimo far rifiatare i giocatori, ma soprattutto dargli qualche spunto proprio per riuscire a proseguire sulla falsa riga dei primi 15 minuti proprio in questo secondo tempo. E quindi dopo i primi 30 minuti di gioco, Trieste 11, Carpi 8, ci prendiamo anche noi un piccolo break, poi torneremo per raccontarvi il secondo tempo tra il Trieste e il Carpi.
Rieccoci al Palacchiarboli, qui Sebastian Romano, tutto pronto per cominciare il secondo tempo tra il Trieste e il Carpi. Partita nel primo tempo che aveva visto i triestini di Freddy Radojkovic prendere il largo e portarsi addirittura sul 10-2 avanti di 8 reti. Poi è entrata finalmente in partita dopo un abbondante quarto d'ora la squadra di Stecca Serafini, è arrivata fino almeno 3 sul finire del primo tempo con l'ultimo gol a tempo scaduto firmato da Marco Beltrami. 11-8 il punteggio dopo i primi 30 minuti di gioco. Ci sarà battaglia, si presume, in questo secondo tempo, perché, come si diceva anche nel prepartita con Marco, sono due squadre che hanno fame di punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Assolutamente, due squadre buone, perché se tu guardi i roster sono buoni, anche da parte il livello di Palamano espressa nel primo tempo è sicuramente un buon livello. È chiaro che noi dobbiamo fare adesso, ritornare in partita, abbiamo avuto 10 minuti di giri a vuoto, adesso dovremo rientrare, proprio perché Carpi è stata troppo brutta nel primo quarto d'ora delle sue due aree valore e noi ci è andato tutto bene. Poi nel momento in cui la partita è stata un po' più accesa, noi siamo un po' spariti in attacco, mentre abbiamo mantenuto una buonissima intensità difensiva, ed è da lì che dobbiamo ripartire. Il fallo di Dapiran su capitano Pieracci. Eric per Pieracci, difesa abbastanza alta quella di Trieste, vedete Visintina addirittura andare a braccare il capitano dei Carpigiani quasi sulla metà campo. Trieste sta dando adito a tutte le proprie energie avendo anche un roster oggi cortissimo, mentre la palla viene riassegnata ai bianconeri per un fallo fischiato dal Dini. 9 metri già battuto, ancora fallo di Aldini sullo straniero croato Josip Maršan. Sotto passivo adesso il Carpi, prova con il tiro dietro la schiena il capitano dei Carpigiani, parato, c'è stato però il fallo di Dapiran, quindi nuovo 9 metri. Eric con la bombarda a sorprendere Zoppetti e si porta a meno 2 il Carpi con questo tiro del titano serbo alto quasi 2 metri. Milan Eric, terzino destro originario di Novi Sad, mentre vediamo uscire Aldini, rientrare Mazzarol per Trieste, in campo con Sandrin, Radojkovic, Di Nardo, Dapiran, Visintin sulla sinistra e Zoppetti naturalmente tra i pali. Sandrin con il tiro incrociato sul secondo palo. Comincia per Trieste come era cominciato il primo tempo, con un gol di Luca Sandrin, terzino che si sta guadagnando minuti importanti sulle tavole parchettate delle Chiarbole. Ora buona palla recuperata da Trieste. Radojkovic, ancora Sandrin galvanizzato, c'è però il fallo in attacco fischiato dagli arbitri. Attenzione al contropiede del Carpi con il bel tiro lob da parte di Gabriele Sortino, giovane veloce, una scheggia in contropiede, l'abbiamo visto fin da subito. L'ala sinistra al primo gol questa sera, 12-10. Dopo 3 minuti di gioco Trieste deve riassestarsi. Dobbiamo riassestarci in attacco. Abbiamo trovato provare la soluzione con Dapiran, terzino sinistro al posto di Stojanovic. Doveva andare a entrare, Mazzarola qui doveva entrare, aveva lo spazio per andare al tiro. Bisogna trovare qualche gol anche da lui. 2 minuti d'esperienza, direi d'esperienza, perché effettivamente il fallo c'è, è preso in faccia, ma Dapiran aveva tirato già, questi dovrebbero essere 2 minuti senza ombra di dubbio. Faccio notare che Carpi dai primi 7 ha cambiato nel secondo tempo 3 giocatori duali ed è rientrato Eric, che è un giocatore che adesso prende i 2 minuti giustamente, però è chiaro che loro hanno un po' più di rotazione rispetto a noi e questo può essere un problema nel lungo andare, perché chiaramente la partita è abbastanza dura e quindi alla fine la stanchezza, come ho detto prima, avrà un suo peso.
Rientrato Eric, ma costretto immediatamente ad uscire, si prende i due minuti per la manata al volto di Dapiran. E dunque superiorità numerica per Trieste, che potrebbe approfittarne. Radojkovic, Dapiran, finta il passaggio a sinistra, va a destra per Mazzarol, ma c'è un'altra infrazione per Trieste. Le proteste vistose da parte di Dapiran. Attenzione, c'è il time out fischiato dall'arbitro che va ad ammonire il coach di Trieste, Freddy Radojkovic. Si alza anche Oveglia dalla panchina, visibilmente irritato Radojkovic. Sì, perché anche per me vestita da qua non sembravano passi da Piran. Ha passato la palla, ha cercato il passaggio a Mazzarol sul terzo passo, sul terzo appoggio, quindi non erano passi. Però loro hanno visto così e va ben così. È chiaro che adesso dobbiamo concentrarci sulla difesa, siamo in 6 contro 6 perché oggi hanno usato lo stra player, però è chiaro che dobbiamo ricominciare a giocare come all'inizio della partita. D'Angelo per Eric, Pieracci, non vale il gol, fallo arrivato prima. Saranno 9 metri per Trieste. Entrato in campo ora Beltrami con il numero 29 per il Carpi. Ha la possibilità per la prima volta ora la squadra ospita di portarsi a meno uno. D'Angelo, il lob bellissimo ad infilare la porta di Zoppetti. Dolce, lento e preciso il pallonetto dell'ala destra Andrea D'Angelo. Meno uno. E se il primo tempo era a totale appannaggio dei biancorossi alabardati, questo secondo tempo per il momento è di totale equilibrio. E allora si fa vedere il capitano di Trieste, la bandiera dei biancorossi, capitan visentino, oltre 600 presenze in maglia rosso alabardata, 13-11. Quando ci vuole il capitano? Quando viene chiamato, quando serve un gol d'esperienza, ci ha messo tutto quello che poteva metterci. Bellissimo l'assist di Dapiran, con l'uscita a vuoto di D'Angelo. Devo dire la verità, il capitano è sempre una sicurezza. Pieracci, Eric, Sorini, Marshan, ancora Pieracci, strattonato dai triestini Aldini e Sandrin. Sempre la difesa alta, vedete, di Trieste, con due o più uomini fuori addirittura dai 9 metri. Allora Eric costretto ad il tiro dalla distanza, parata facile, c'è stato il fallo di Di Nardo sul numero 24 ospite. Allora ancora Marshan, vuole il passivo il pubblico di Trieste. La spinta di Sandrin con l'arbitro sotto porta, che è andato a fischiare il fallo quando l'altro arbitro si stava già portando nell'altra metà campo. Qui non proprio chiarissima la decisione arbitrale, la palla resta al Carpi, che ha ancora la possibilità, deve andare al tiro immediato. Infatti ne esce una conclusione forzata da parte del Carpi. Trieste è già dall'altra parte, Visintin per Dapiran, ancora il capitano, questa volta va l'azione ragionata, vuole andare a pulire il pallone Marco Visintin. 13-11 il punteggio dopo quasi 37 minuti di gioco. In campo per Trieste, Mazzarol, Sandrina, Di Nardo, Radojkovic, Dapiran e Visintino, oltre a Zoppetti tra i pali. Mentre dopo i primi 15 minuti in cui il Carpi è schierato in porta Jan Jurina, è stato poi sostituito dal portiere turco Samah Hayfrey, e devo dire sta dicendo la sua. Dapiran in palleggio e poi Radojkovic cinturato
da Daniele Soria, ex Modena. Radojkovic prova a ritagliarsi lo spazio per il tiro, il fallo, rigore che va a procurarsi Jan Radojkovic d'esperienza. È andato a prendersi questo fallonetto, sarà da Piran ad incaricarsi della battuta. E va il gol immediato, Gianluca da Piran con consueta freddezza. Uno dei più grandi top scorer degli ultimi tempi di Trieste. 14-11 per Gianluca, che ha avuto anche una parentesi importante in Spagna nella sua carriera tra il 2018 e il 2020, dove si è confermato come una delle migliori ali sinistre anche della penisola iberica. Adesso abbiamo visto un ulteriore fallo su Pieracci, capitano dei Carpigiani, che è andato a subirsi davvero tanti falli, tanti contatti questa sera. Allora trova invece il corridoio libero Gabriele Sortino per un gol un po' troppo facile. Carpi di nuovo meno due, mentre per Trieste Radojkovic a salire in cattedra. Partita che si sta un po' innervosendo, arbitri costretti a gestire diverse lamentele da una parte e dall'altra. Sale Di Nardo, lo scambio con Sandrin, da Piran, viene fischiato fuori in attacco qui su da Piran, con gli arbitri che vogliono rifare, effettuare la battuta. Eccessivo questo fischio su Gianluca da Piran. Assolutamente, assolutamente, perché il difensore era in movimento, stava uscendo, gli è sbattuto contro, ma non è che è stato lui a impattare contro la... Allora questo vale altrettanto il fallo di assolutamente anche di Pieracci a questo punto. Tiro largo da parte di D'Angelo, si salva Trieste che mantiene due lunghezze di vantaggio. Sono trascorsi quasi i primi 10 minuti del secondo tempo, rientra in campo Stojanovic. Trieste avrebbe bisogno di una delle sue, dei suoi tiri potenti dalla distanza. Autore di due gol per il momento, Alexander Stojanovic, rientrato dall'impegno con la nazionale giovanile in settimana. Sandrin, Radojkovic, D'Angelo va a marcare Stojanovic, allora è libero da Piran sulla sinistra, ma inflessibile, prontissimo Samahai Frey, un nuovo prospetto tra i pali per il Carpi. Nato sportivamente nella pallamano decima, è cresciuto poi nel Modena, portiere di stazza notevole, ma come abbiamo visto fulmineo negli interventi. Ed ora il fallo di Stojanovic su Eric, che va a prendersi 2 minuti. Fallo netto questo da parte di Stojanovic, inferiorità numerica ora per Trieste, non aveva bisogno di questo. No, un fallo sciocco dato probabilmente dall'inesperienza, ma Eric era passato avanti, doveva lasciarlo, casomai dovevano scalare le posizioni in difesa con da Piranga, andava a chiudere su di lui e lui chiudere sul pivot, e invece si è fatto prendere, si è fatto ingannare un po', e giusti 2 minuti senza ombra di dubbio. Adesso per 2 minuti siamo in inferiorità numerica, dobbiamo tenere bene la difesa perché siamo lì praticamente. Di nuovo bravissimo Zoppetti. Chiude la porta Nicolò Zoppetti sul tiro a botta sicura di Andrea D'Angelo, alla seconda occasione sprecata su quella fascia. Ed ora Trieste senza portiere, gioca con l'extra player, è entrato Di Nardo a figurare da pivot sulla linea dei 6 metri, mentre Radojkovic a fare da metronomo. Sale Di Nardo, scambia con Sandrina, riceve da Piran, dà un'occhiata alla porta, si fa vedere Radojkovic. Ancora giro palla da parte dei triestini che poi regalano un gol facile ad Angelo, che da una parte all'altra va a centrare la porta sguarnita dei triestini. Attenzione, perché non erano mai stati a meno uno i carpigiani, e ci sarà da soffrire
in questi ultimi 18 minuti di gioco. Trieste che ha segnato 10 gol nei primi 18 minuti e poi ne ha segnati 4 negli altri 20. La traversa da parte di Sandrin, palla ritorna nelle mani, c'è stata l'infrazione, allora palla a Carpi che per la prima volta adesso ha l'opportunità di pareggiare i conti. Eric braccato fallosamente, volevano i passi. La panchina triestina, anche Oveglia voleva i passi, niente da fare. Si riprende con il giro palla di Pieracci ed Eric. Trieste, ricordiamo, con l'uomo in meno dopo l'esclusione per 2 minuti di Stojanovic, il fallo di Di Nardo su Pieracci. Veramente Pieracci oggi ne ha subiti di contatti, eh? Sì, ha un modo di giocare, è un centrale che non si risparmia, non si tira indietro, si butta lì e lì dentro, lì in mezzo, Aldini, Di Nardo, Pernic prima, è veramente duretta. Però va detto anche che lui non si è mai tirato indietro, anzi è un giocatore che ha un gran cuore, proprio, ecco qua, questo non ci voleva, questo gol di Marchand non ci voleva. Chiaro che noi abbiamo la coperta un po' corta, come hai detto bene tu, 10 gol in 18 minuti, negli altri 18 ne abbiamo fatti 4. Questo dice tutto sull'andamento della partita tra la fine primo tempo e questo secondo tempo. Time out obbligato per Freddy Radojkovic, ora l'inerzia e per il Carpi che ha agguantato il pareggio con il proprio capocannoniere, il terzino sinistro Josip Marchand, croato, ex Umago e Zagabria. Ma ci sarà battaglia in questo secondo scorcio di secondo tempo tra Trieste e Carpi, con il Carpi bravissimo a recuperare addirittura 8 gol di svantaggio. Ricordo il punteggio era fisso sul 10-2 nel primo quarto d'ora. Un Trieste che ha sciupato tutti questi gol di vantaggio. Chiaramente era auspicabile un ritorno nel match di un Carpi che, come detto, anche tra primo e secondo tempo è una squadra ben più forte di quella vista nei primi minuti. Tuttavia ora l'inerzia è a favore degli ospiti, con Trieste che dovrà ritrovare la bussola e può essere anche che Marco Trieste ora vada un po' in calo d'ossigeno visto tutte queste defezioni. Del resto Radojkovic ha la coperta corta oggi è molto corta, il miglior marcatore Bratkovic è a casa. Terzini, a parte i tre che stanno giocando dall'inizio della partita, non ne abbiamo in ricambio se non posizionare da Piranha terzino sinistro. Meno male che c'è Sandrin oggi, meno male che c'è Luca Sandrin. Veramente una partita da incorniciare per lui, veramente non ha sbagliato una scelta, e anche questo grandissimo gol da terzino destro veramente importantissimo perché ci dà ossigeno, ci riporta avanti con ancora 16 minuti da giocare. È chiaro che adesso è entrato anche Pernic, nonostante le due esclusioni, e la difesa, dobbiamo ripartire dalla difesa assolutamente e trovare qualche gol facile in contropiede magari, proprio per riuscire a ricreare questo divario che abbiamo avuto all'inizio della partita. Ed ora bellissimo il gol da parte di Gabriele Sortino dall'ala sinistra, che è andata a beffare Zoppetti con questo dolce lob. Punteggio di perfetta parità a quota 15. Al quindicesimo. Gioco di parole voluto, Radojkovic a pescare Mazzarol, non può rifiutare questo tiro, la parata di Samaha Ifrei che sta salendo sugli scudi anche in questo secondo tempo, meritatamente al posto di Jan Jurina. E poi la bombarda di Jan Radojkovic che pesca la matta e il nuovo vantaggio biancorosso. Gran rete del nativo di Isola d'Istria. Giocatore che ha saltato l'intera scorsa stagione a causa di un brutto infortunio al tendine d'Achille,
paradossalmente questa stagione invece è colui che sta tenendo botta. Ed ora è capisaldo della formazione del papà Freddy Radojković. Tanto il fallo combinato ad Alex Pernic. Pernic che ha già ricevuto due esclusioni per due minuti nel primo tempo, per cui non può più riceverne. Carpi sotto di una rete al sedicesimo, sempre al limite del passivo. La squadra di Stecca Serafini deve andare al tiro. Marshan va al gol. Josip Marshan, gran rete da parte del croato, il capocannoniere dei carpigiani. Ora brutto fallo di Pieracci su Radojković, che va a cinturarla, a prendersi due minuti giusti. Protesta la panchina del Carpi, mentre si fa sentire anche il pubblico del Palachiarbola, scaldato da una partita ora decisamente avvincente in questa fredda serata di dicembre. 16 pari a 13 minuti e mezzo dalla fine tra Trieste e Carpi, che proveranno a dare tutto in questi minuti finali. Ora Carpi in inferiorità numerica. Stojanovic scambia con Radojković. Al centro del campo per i triestini c'è Aldini in mezzo. Ancora Stojanovic con Sortini, che ha provato ad intercettare il pallone. Ancora Stojanovic, va il tiro parato da Heifrey. Era sulla linea di tiro il portierone col numero 18, che ora torna in panchina affinché il Carpi possa giocare con l'extra player. Porta sguarnita dunque per gli emiliani. Adesso potrebbero addirittura portarsi in quello che sarebbe il primo vantaggio del match. Vediamo richiamare in continuazione Radojković, la sua squadra. Ora il tiro, il gol, attenzione, vantaggio Carpi a 13 minuti dal termine. Dapiran non deve andare in confusione ora il Trieste, perché la partita è lì. Sandrin, Stojanovic non si trova lo spazio per il tiro, passaggio difettoso per Pernic, che va a controllarla con il polpaccio e quindi palla persa. Momento di confusione per i biancorossi, devono assolutamente ritrovare la bussola, Marco. Un momento di difficoltà, forse ci starebbe anche un time out. È chiaro che dopo però si riduce le possibilità di chiamare più avanti. Siamo un po' in confusione in questo momento in attacco, facciamo una fatica base, sicuramente hanno cambiato difesa, hanno cambiato gli attori, anche Carpi ha cambiato gli attori della difesa, i due stranieri si sono svegliati, ma soprattutto bellissimo, quello che colpisce sono l'incisività che hanno le ali del Carpi. D'Angelo da una parte veramente ci sta facendo il mazzo là, e soprattutto il portiere Alfred, rigore due minuti, per giusto sarebbe rigore due minuti. Importante questo, perché ci può riportare, sono doppio vantaggio di Carpi, e questo ci deve lasciare attaccati alla partita. Importante questo rigore, segnarlo. Momento di difficoltà, veramente di difficoltà, perché Carpi si è rivitalizzato già sul fine del primo tempo, già poi nel secondo sicuramente, e noi siamo invece andati incalando. Radojković adesso sulla linea dei 7 metri dopo il rigore procurato da un caparbio Gianluca Dapiran. Il gol sotto la traversa di Jan Radojković. Trieste torna a meno 1 con Andrea D'Angelo protagonista nel bene e nel male, con il grandissimo gol sulla destra, il polso sinistro svitato nella girella ad infilare la porta dei triestini, e poi il fallo su Dapiran che ha causato il rigore e i due minuti, appunto, a esclusione per due minuti ad Andrea D'Angelo.
Ora Trieste l'uomo in più, Ceccarini per Pieracci, ancora Ceccarini, il fallo di Trieste. Sempre più tensione in campo per questi ultimi 10 minuti di gioco, con il Carpi avanti 17-18, ma con l'uomo in meno, mentre i giuliani ora schierano tra i pali Marco Milovanovic. Rientrato a Trieste in giornata dopo una trasferta lavorativa di, pensate, in Germania. Tanto cuore per il portiere tornato a Trieste dopo l'uscita di scena, purtroppo per infortunio, di Thomas Postonia. Ma restiamo al match, l'infrazione da parte delle Carpi, recupera il pallone così Trieste con una buona difesa visentina ad aprire per Radojković. Mentre entriamo nel 50° minuto di gioco, con Trieste a meno 1, decisamente più in difficoltà sotto il profilo realizzativo in questi ultimi 20 minuti. Il bombarda di Stojanovic va sopra la traversa, non fischiano il fallo gli arbitri. Certo che non voglio fare insinuazioni, ma è la seconda volta che questa coppia arriva a Trieste e non li ho visti felici la prima giornata, quell'altra volta con Bressanone, e anche oggi non mi sembra che hanno una grandissima giornata. Eh sì, non superba la prestazione arbitrale. Qui onestamente il fallo su Stojanovic c'era. Pallamano, uno sport in cui di contatti se ne ricevono no numerosi, tante spintine non vengono fischiate. Questa però sul tiro con il giocatore in elevazione poteva essere fischiata. Partita va comunque avanti. Eric Pieracci, il fallo di Pernic. Nervosismo palpabile al Palachiarbola, col Carpi avanti di 1 al 21° minuto. Ancora il fallo, il passivo fischiato al Carpi, e poi due minuti dati a Beltrami per la spinta su Visintin. Ingenuità da parte del pivot carpigiano. Sta succedendo un po' di tutto al Palachiarbola, con giocatori anche in debito d'ossigeno, voi le panchine corte. Soprattutto le difese in questo secondo tempo a fare da padroni. Il tiro murato da Radojković, il rimbalzo di Sandrini in tuffo. Il pubblico ha avviato le procedure per la beatificazione stasera di Luca Sandrin. Radojković dalle retrovie, il passaggio in salto proprio per Sandrin. Santo veramente. Oggi partita da 10 lodi, non so come finirà la partita, ma sicuramente un monumento a Sandrin. Oggi ci sta tutto, e quello è il giocatore che ci ha tenuto in partita. Nel primo tempo si è fatto avere quel grosso vantaggio, e adesso nel secondo tempo si è già inventato due splendidi gol. Oggi sicuramente sarà lui l'uomo del match, indipendentemente da come va la partita per noi. Però è chiaro che adesso fa bene Stecca Serafini a chiamare time out adesso, perché adesso a 8 minuti alla fine è ancora tutto da decidere. Hanno un uomo in meno, ma non vuol dire niente. Ne abbiamo visti, abbiamo visto di azioni dove giocano con le extra player, quindi hai sempre la parità numerica in attacco. Per noi è importante riuscire un attimo a ragionarci sopra, perché abbiamo segnato 10 gol in 18 minuti e negli altri 34 ne abbiamo segnati appena 8. Questo è un po' il rammarico più grosso che c'è in questo momento. La difesa ha tenuto bene, perché 18 gol in 52 minuti sicuramente è un ottimo risultato, però è chiaro che l'attacco sta un po' latitando. Time out chiarato
chiamato sapientemente da Serafini. Approfittiamo questa brevissima pausa per dare un occhio agli altri campi. C'è il derby Alto Atesino tra il Merano e il Bressanone, con Merano avanti 26-25 al 21esimo minuto. Mentre il Bressano è avanti 7-1 su un Rubiera dopo soli 10 minuti. Andremo poi magari alla fine della partita a vedere gli altri risultati. Restiamo concentrati qui su Trieste Carpi, 18 pari a 7 minuti e mezzo dalla fine. Difesa altissima da parte di Trieste. Pernici in marcatura a uomo sullo straniero Marshan. Questa è la scelta tattica difensiva di Freddy Radojković. Effettivamente Marshan è il miglior marcatore dei carpigiani. Vedete Pernic incollatogli come un francobollo, va lo stesso lui al tiro e la parata di Milovanovic. C'è però il fallo sul terzino croato, fallo fischiato ad Aldini. 9 metri per il Carpi. Era un tiro da una posizione defilata quella di Marshan, ce l'è arrivato con la prontezza dei suoi riflessi Milovanovic. È arrivato anche il fischio degli arbitri. C'è Carini, vedete sempre Pernic lontanissimo dalla palla pur di braccare Marshan. Ancora il fallo di Trieste su Carpi, ma ora è sotto passivo. Le squadre emiliana deve andare al tiro. Pieracci, la virata, ancora un fallo, vuole il passivo Trieste, le lamentele di Visintina e Di Nardo. Deve andare al tiro immediato ora Marshan. C'è Di Nardo e Dapiran a chiudere lo specchio. Fischialo. Tensione alle stelle. Ancora il fallo di Pernic. E poi il tiro alto di Marshan. Sospiro di sollievo del pubblico triestino. Con ora i biancorossi che si riversano in attacco. In campo c'è Pernic, Sandrin, Radojković, Stojanovic, Aldini e Visintin, con Milovanovic tra i pali. 18 pari. 5 minuti e 50 al fischio finale. Sandrin, Stojanovic prova l'incursione. Ancora Sandrin trova lo spazio, il gol all'incrocio. Luca Sandrin, secondo gol consecutivo per il numero 33 in maglia biancorossa. E Trieste trova due reti consecutive fondamentali nell'economia del match. 19-18. Giro palla dei bianconeri, la difesa alta di Pernic, ancora Visintin in difesa su Pieracci e poi il fallo in salto di Di Nardo su Gabriele Sortino. D'Angelo rientrato dall'esclusione per 2 minuti. Ancora Pieracci al centro, il fallo netto questa volta, i 2 minuti per Di Nardo. Di Nardo fuori per 2 minuti, deve stare attento a non riversare la sua rabbia in proteste. Inferiorità numerica adesso per Trieste. Fallo su Beltrami. In questa maniera scontentano tutti e due, perché hanno cambiato metro arbitrale e questi qua veramente hanno fischiato quello che hanno visto solo loro, non lo so. 9 metri eseguiti per il Carpi. Certo non è una partita facile da arbitrare, non vorrei trovarmi al loro posto in questo momento. Eric per Pieracci, l'intercetto da parte di Radojković in contropiede, c'è solo Pieracci, il tiro parato
da Samahai Frey, che fa il miracolo per il Carpi. Poteva andare a Trieste, a più due Trieste, invece resta avanti di uno, sfondamento di Ceccarini, ed ora tu per tu ancora Bratkovic, il pallonetto a superare High Frey. Preferisce la tecnica e la potenza Jan Radojkovic, che sfoga anche la sua frustrazione con questa esultanza. Vantaggio importante adesso del Trieste sul più due, perché entriamo negli ultimi 4 minuti di gioco. Gran lob di Radojkovic a beffare High Frey. La difesa arcigna da parte di Trieste, però lascia libero il numero 17 Daniele Assorie, che non sbaglia, freddissimo il pivot classe 2003, che permette al Carpi di riportarsi a meno 1, 20 a 19. Si decide tutto in questi ultimi 3 minuti e mezzo, Marco. Belli, belli, belli tosti, 3 minuti belli caldi. Devo dire la verità, una bella partita, vincente per i contenuti, ma anche per l'animosità e l'aggressività delle squadre. Adesso è chiaro che ogni palla ha un suo peso notevole, specifico, è chiaro che scotterà parecchio quella palla. La palla scotta e pesa una ventina di chili in questo momento. A Sandrine sembra essere leggera, anzi leggerissima, perché vola con un altro gol. Sandrine, 21-19, nuovo più 2 Trieste. E allora Ceccarini sull'ala tunnel a Milovanovic, gran gol di Francesco Ceccarini, cresciuto anche lui nel Modena. Giocatore anni fa del Benevento. 21-20, su è la marcatura del meno 1 Carpi, che in questo secondo tempo è tutta un'altra squadra rispetto a quella vista nei primi minuti, dove era scivolata, ricordo, addirittura a meno 8. Adesso sentite il pubblico del Palachiarvole incitare i propri beniamini. Sandrin, non può essere che lui a condurre l'offensiva triestina. Stojanovic, Radojkovic, il fallo su Radojkovic, non vale il gol. Fischio arrivato prima su Jan Radojkovic, 9 metri Trieste, sotto passivo i Giuliani, vuole lo schema Radojkovic, il passaggio ad Aldini che va a infilare la porta di High Frey. Gran schema questo da parte dei triestini, con Radojkovic che attira la difesa, il servizio al centro per un Aldini al posto giusto nel momento giusto. Trieste 22, Carpi 20. 100 minuti, 100 secondi scusate, alla fine del match, e anche qui in tribuna stiamo per finire il fiato. Il fallo ora di Radojkovic su Ceccarini, la spinta di Jan Radojkovic sul numero 94 Ceccarini, rigore 2 minuti. Questo un fischio che potrebbe penalizzare fortemente Trieste, e andrà Pieracci sulla linea dei 7 metri contro Milovanovic. Pieracci, Milovanovic, con Carpi che prova a tornare a meno 1. Sentite i fischi del pubblico, con Oveglia che viene richiamato in panchina. Serve un calmante ad Oveglia in questo momento. Pieracci contro Milovanovic, il gol di Pieracci. Tiro lento, preciso, ma è andato a spiazzare il portiere di Trieste. Marco Milovanovic rientra in campo da Piran al posto di Aldini. 22-21, palla a Trieste, ultimo minuto del match che comincia ora. Sandrin da Piran, passaggio brutto per Visintin, non si intendono i due. La palla che finisce alle ortiche. Adesso va all'azione ragionata, non ha fretta il Carpi, vorrebbe arrivare fino in fondo
l'opportunità del pareggio, la squadra carpigiana. Eric per Ceccarini, Pieracci sotto passivo, il Carpi, il fallo in attacco, attenzione, Trieste ha la partita in pugno adesso, 20 secondi, palla in mano, il pressing chiaramente del Carpi su Trieste che non deve far altro che tenere il pallone. Dapiran, Sandrin, 9 secondi, il passaggio per Dapiran, la finta, il tiro, la parata, attenzione al contropiede del Carpi, Ceccarini all'ultimo secondo, la parata di Milovanovic, finisce qui il match, vince Trieste, che epilogo con il Carpi che a fil di sirena ha avuto l'opportunità di pareggiare i conti. Inspiegabile l'errore di Dapiran a 5 secondi dal termine, ma va bene così per una Trieste che tira un sospiro di sollievo. Abbiamo perso 7 vite oggi, Marco, in tribuna, presumo tutto il pubblico di Trieste, complimenti ad un Carpi che, ribadisco, è riuscito a tornare in partita con 8 reti di svantaggio in un primo tempo. Questa, la squadra carpigiana, è una squadra che merita assolutamente la permanenza nella massima serie. 22-21 il risultato finale. Cosa dire, Marco? Hanno tremato tutti. Tremato tutti perché, come hai detto tu, mancavano 12 secondi, sono arrivati in attacco, bastava girare la palla, non forzare nessun tiro, non potevano fischiarti passivo. Da Piran quella palla non doveva neanche andarsi a creare l'occasione. C'era l'occasione, ovvio che lo aspettassero che qualcuno tirasse, ma noi non dovevamo cascarci, un giocatore d'esperienza, della sua esperienza, non può cadere in una trappola come questa. Detto questo, una partita avvincente per chi c'è stato, per chi l'ha vista, veramente spettacolare. Carpi si è dimostrata squadra solidissima, ben allenata, tosta, tostissima, bella coppia di stranieri, ma soprattutto come me hanno colpito molto Leali e il secondo portiere, perché veramente ha fatto stato il migliore in campo dei suoi senza ombra di dubbio. Per noi devo dire un Sandrin stratosferico a livello, potrei dirti, senza far pubblicità, a livello di nazionale, perché ha giocato una partita veramente stratosferica, con percentuali, penso che non ha sbagliato neanche un tiro, forse ha preso una traversa, ma una partita encomiabile. In difesa la solidità di Aldini, sempre presente, secondo, che giochi terzo, che giochi davanti, veramente solidissimo, ma soprattutto un altro encomio grossissimo a Capitan Visentin, che in un momento difficile ha fatto un bel gol dall'area, ma soprattutto è andato a pescare Pieracci con quello sfondamento che ci ha rimesso in pista, perché sennò, se loro segnavano quel gol lì, eravamo pari ed era ancora più dura. Invece è stato determinante. Però bravi tutti, perché viste le assenze, l'ultima di Pagano a pochi minuti dall'inizio, Nocelli, Rovatin, hanno giocato con 3 terzini tutta la partita e veramente siamo stati dei grandi oggi, veramente. Si è sudata il Trieste in questo finale al Cardiopalma, con il campionato che si avvia al giro di boa. Trieste prossimo sabato, l'11 novembre, giocherà di nuovo qui a Chiarbela, ma contro l'Eppan alle ore 19. Il Carpi di coach Davide Stecca Serafini invece sfiderà il Pressano in casa propria alle ore 18, partite logicamente tutte trasmesse su Eleven Sports, la piattaforma ufficiale della Serie A Beretta di pallamano, MVP indiscusso all'unanimità. Luca Sandrin con un punteggio di 22-21, Trieste vince di un solo gol in questo secondo tempo che ha fatto sudare e tremare tutti. Allora io ringrazio Marco Loduca. Grazie a voi, buona serata. E da Sebastiano Romano qui a Chiarbola è veramente tutto, ripeto il punteggio, Trieste vince contro il Carpi 22-21, alla prossima!